Volevo iniziare, se tu mi potevi spiegare come ci sono due modi in inglese per fare le domande. E quali sono? Tu riesci a spiegarmelo? Sì, abbiamo due modi, dipende dal tipo di verbo, il verbo essere o il verbo avere. Cioè il verbo avere, il verbo essere, in questo caso si mette il verbo prima del soggetto, per esempio are you, nel verbo avere tutti gli altri verbi si mette do you, il do prima. Perché fare una distinzione con il verbo avere? Perché Sì, non c'è da, cioè basta dire solamente il verbo essere e tutti gli altri verbi mettere il do, esatto, effettivamente. verbo essere tutti gli altri verbi. C'è in realtà qualcosa con il verbo avere, ma non è in questo senso. Invece con il negativo, come lo Con facciamo? il negativo si metterebbe il not o nella forma contratta o isind, si mette NT, tra virgolette, non so come Sì, descriverla ok, adesso. però con il verbo essere come funziona il negativo? E il verbo essere con il negativo isind, quindi I am not. I am not, ok, e con tutti gli altri verbi cosa fai? Con gli altri verbi metto il don't, quindi il not lo leggo don't. Giusto, e don't sta per do not, quindi abbiamo di nuovo questo do, no? Quindi abbiamo do per negativo e domanda, e boh, cioè, a meno che se, come si dice in italiano, a patto che, non so come si dice, a meno che c'è il verbo essere, a quel punto metti solo not. Ok. Allora, io adesso voglio andare su una cosa difficile e non, ma sì, è difficile perché in italiano non, veramente proprio non c'è la corrispondenza ed è sempre un po' un problema, però c'è da dire all'inizio che questa cosa non puoi veramente sbagliarla, quello è il punto, cioè dirai una cosa leggermente diversa se non azzecchi l'esatto punto grammaticale, però non puoi veramente sbagliarlo, solo che ti esprimi in un modo forse che non volevi, ma è molto sottile la cosa. Allora, se io voglio dire, se per esempio io sto parlando, o mia moglie mi sta parlando e mi dice: ah, guarda, Alex, non abbiamo più latte, no? Lei mi dice: non abbiamo più latte. E io gli rispondo: eh sì, lo so. Vado poi a comprarne. Ok? Sì, lo so, vado poi a comprarne. Allora, io quando dico sì, lo so, cioè no, quando dico vado poi a comprarne, è implicito in questo vado poi a comprarne che avevo già deciso che andrò poi a comprarne, perché ho detto sì, lo so. No? Avendo detto sì, lo so, sembra che la mia decisione di andare a comprarne era già fatta prima e ti sto facendo partecipe di questa mia decisione che ho preso prima, no? Vediamo un altro esempio. Lei potrebbe dirmi: hai chiamato Roberto, no? Mi potrebbe dire: hai chiamato Roberto, che dovevi chiamarlo, no? Hai chiamato Roberto. Io potrei rispondere a mia moglie e dire: beh, non ancora, non ancora, non ho avuto tempo, ma voglio chiamarlo stasera. Allora, in questo caso, anche lì, la mia decisione di chiamarlo stasera, cioè io non è che ho dimenticato di chiamare Roberto, no? E ti sto spiegando perché non ho chiamato Roberto, perché non ho avuto tempo e voglio chiamarlo stasera. Cioè, magari ci ho pensato molto prima di chiamarlo. Per qualche motivo noi mettiamo importanza su questo fatto di quando abbiamo preso la decisione di fare questa azione futura.
No? E questo è il concetto è quello, ed è un po' strano. Per esempio, adesso arriva l'inverno e quindi io devo spegnere l'acqua fuori, ma non l'ho ancora fatto perché non ho avuto tempo, no? Allora lei potrebbe dirmi, hai spento l'acqua? E io potrei dirgli, no, no, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Non che ho dimenticato, però ho intenzione di farlo, ma lo farò, c'è questa intenzione, no? Questo, il concetto è questo. E l'intenzione verso il futuro, e questa intenzione in qualche modo è stata pensata prima, ok? Allora il problema è che in italiano non c'è questo, non c'è l'equivalente. In francese c'è esattamente l'equivalente, però non in italiano. L'italiano tende ad usare il presente, no? Per questa intenzione, cioè lo faccio dopo, sì, lo so, vado poi a comprarlo. È sempre un presente, no? Però è intenzionale. Allora, non so quanto puoi averlo captato questo, cioè è abbastanza profondo, diciamo, nella psiche, se vogliamo, non è così semplice. Noi per andare avanti con questo corso, io ti dirò, ho intenzione di, cioè, userò quelle parole per tirare fuori questa cosa di intenzionale, no? O hai intenzione di. Quando mi senti dire hai intenzione o ho intenzione, sai che quello è il segnale per quel modo di. Per questo modo di Esatto. dire, ok. Allora, in italiano, quindi quando hai intenzione di fare qualcosa, puoi dirlo, puoi dire, beh, l'anno prossimo ho intenzione di studiare all'università, potresti dirlo se vuoi, no? In inglese però noi usiamo la forma I'm going, letteralmente vuol dire sto andando, no? Ok. E questa è la forma. Vuol dire ho intenzione di, ho intenzione di. I'm going, I'm going. Quindi ho intenzione. I'm going. I'm going. Quindi abbiamo verbo essere, I am, più going, ok? Quindi ho intenzione di farlo. I'm going to make it Ok, to do it, I'm going to to do do it, it. ok? Make è più costruire qualcosa, generalmente. Costruire, Quindi, ok, farlo, to I'm do it. going to do it, I'm going to do it, ho intenzione di farlo, I'm going to do it. Quindi anche lì, sì, lo faccio, lo faccio. Yeah, I'm going to do it, I'm going to do it. No, io direi così, che è proprio, beh, tanto, Ok. paragonato all'italiano, che è tanto semplice. Vedi, l'italiano è molto semplice, sì, nella forma, ma dentro quella forma lì, dentro l'intonazione in italiano, c'è un mucchio di informazioni. Cioè, l'italiano ha quel problema lì che canta talmente tanto che nasconde tante informazioni che neanche te ne rendi conto. Sì, lo faccio, lo faccio. Pensa quante informazioni ci sono in quelle due parole, dal modo che lo dico, no? È impressionante. In inglese non puoi, devi dire I'm going to do it. E potresti anche mettere un po' di intonazione se vuoi. Comunque, allora, ho intenzione. I'm going. Ho intenzione di farlo. I'm going to do it. Ok. Restare oppure rimanere si dice to stay. To stay. Stay. Quindi, come diresti, ho intenzione di rimanere qui. I'm going to stay here. I'm going to stay here. Ok, allora, come lo diresti in italiano? No, no, io sto qui. No, io sto qui. Io non mi sposto. Io sto No, qui. I'm going No, no, ti sto dicendo che ho intenzione di rimanere qui. Cioè, tu non lo diresti in quel modo lì, in italiano. Non diresti ho intenzione di rimanere qui. Non diresti, vero, no, certo. no, no, io sto qui. Io ho deciso, io non mi sposto. I'm going to stay right here. No, questo che è difficile comunicare questo. Capito, vuoi dire? Sì.
Allora, come diresti quindi? Quindi, se io voglio dire non ho intenzione, non ho, visto che intenzione c'è, I'm going, usa il verbo essere, non ho intenzione e I am not going. No, Ok? I'm not Esatto, going. che è regolare, I am not, metti not con il verbo essere. Quindi I'm not going. Quindi ho intenzione, I'm going. ok, non ho intenzione, I'm not going. ok, ho intenzione di farlo, I'm going to do it. bravissimo, non ho intenzione di farlo. I'm not going to do it. Ok, I'm not going to do it, ok? I'm not going to do it. Quando lo senti questo going to, non lo sentirai mai così. Non sentirai mai I am not going to do it. Non è così. Quel going to insieme diventa gonna, no? Gonna. Gonna, yeah, I'm not gonna do it. Cioè diventa così, I'm not gonna do it, I'm not gonna do it. Così lo sentirai, no? Che è un altro problema, però. Quindi, I'm not going to do it. Allora, no, ma su quello c'è un altro corso, e tra l'altro su andare a decifrare bisogna fare un altro corso. Allora, Bravo. quindi, ho intenzione di farlo. I'm not gonna to do it. Attento perché c'è già il to nel na, I'm gonna. gonna do it. I'm not going to do it. Quindi I'm not gonna do it. I'm not gonna to do it. Senza tu. To do it. Senza tu. C'è già nel gonna. Ok. È come I'm gonna do it. Exactly. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Ok, perfetto. Ok? Perché questo gonna sta per going to. Le due Ma parole insieme. sia scritto che è No, orale, giusto? non scritto. Gonna non lo vedrai scritto. Solo orale, Solo ok. orale. Ti sto dicendo la pronuncia. Adesso ogni tanto lo vedi scritto, veramente, ma non è inglese, non è Ah. accettabile come. Allora, però io avevo detto ho intenzione di farlo. I'm gonna to do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it, I'm gonna do it. Ma tu Ma go non contrarlo, tu puoi dirlo tranquillamente, I'm going to do it. I'm going to do I'm it. going to do it, ok. Ho intenzione di mangiarlo. I'm going to eat it. Ok, I'm going to eat it. Ho intenzione di vederlo stasera, il film, diciamo. I'm going to see it Stasera? tonight. Ok. Non ho intenzione di vederlo stasera. I'm not going to do it, to see it tonight. Ok, I'm not going to see it tonight, che è molto molto vicino a non voglio vederlo stasera. Bravo. I'm not want, I don't want. Quindi non voglio vederlo stasera. I don't want to see it tonight. I don't want to see it tonight. I don't. Bravo che hai detto I don't. Quindi I don't want to see it tonight. Ok. Non ho intenzione di mangiarlo domani. I'm not going to, intenzione di mangiarlo, hai Sì. detto. I'm not going to eat it tomorrow. Good. I'm not going to eat it tomorrow. I'm not going to eat it tomorrow. Cioè io domani non. Perfetto. Cioè, Tu è più, cioè penso che il gonna riesce a essere più ah scorrevole, sì, è probabilmente. per quello che lo usano. Eh Ok, I sì. Cioè, gonna to hit. detto, Ok, se perfetto. io lo dico, direi I'm not gonna eat it tomorrow. Quindi è molto I'm not veloce. gonna tonight, ok. Yeah. Va bene. Mi consigli tu di imparare già da adesso gonna, quindi a questo punto? Sì, ma non dire gonna, è gonna. Gonna. Se è una contrazione, che sia una contrazione, cioè è fatto per essere, cioè devi proprio subito arrivare alla parola successiva. I'm not gonna do it. No, cioè, sì. No, 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 ma puoi esercitarlo se vuoi, cioè puoi tranquillamente ti metti lì e puoi esercitare lì. Ok, Ti prendi una faccio solo gonna. frase
e prova a Vabbè. farla scorrere. Allora, quindi non ho intenzione di vederlo stasera. Good, I'm not going to see it tonight. I'm not going to see it tonight. Sono. Non sono. I not am. Non sono. Vedi che ti frego sempre. I'm not. Bravo. No. Sì, I am not. Vedi, e Ah, questo è il punto, not. è questo che spesso con i corsi di inglesi si va troppo, secondo me, avanti senza aver fatto le basi. Cioè, queste basi sono fondamentali. Cioè, I am not, cioè, è proprio la base. Eppure ti ha messo un po' in difficoltà lì. Cioè, Sì. eppure è semplice, però è normale, è normale. Io non sono, quindi I'm not, pensavo. I'm not. Allora, stanco. Stanco si dice tired. 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 Come si scrive, cioè, tired. Prova a dirlo. Come si, perdona, Prova a sentito. dire tired. 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 Ok. La seconda parte della Tired. parola è yud. Tired. Ok. Tired. Ok, benissimo. Tired. 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 Ok, ed è scritto T-I-R-E-D, ok? Quindi tired, stanco, stanco oppure stanca, oppure stanchi o stanche, è tutto tired. Quindi sono stanco. I am tired. I am tired. Non sono stanco. I'm not tired. Ok, ho intenzione di rimanere qui perché non sono stanco. I'm going to stay here. Good. I'm going to stay here because I am tired. Good, ok. E invece se voglio dire ho intenzione di rimanere qui perché non sono stanco. Non sono stanco. I'm going to stay here. I'm not tired. Perché? Perché non sono stanco? I'm not tired. Good. Invece non ho intenzione di rimanere qui perché sono stanco. I'm not going to because Aspetta, aspetta, aspetta. rimanere. I'm not going to stay here. Because I am tired. Good. I'm not going to stay here because I am tired. I'm not going to stay here. Because I'm tired. Ok, anche lì contrazione se uno vuole. Quindi detto sciolto, I'm not going to stay here because I'm tired. Si sarebbe così, no? Anche il because, no? Ed è così che lo sentirai. Allora, esatto, I'm not going to stay here because I'm tired. Voilà, cioè esce fuori così poi nella naturalezza, nel parlato normale. Ho intenzione di rimanere a casa. A casa si dice at home, Home. Allora, home è una parola interessante in inglese perché home non è inteso come la casa fisica, almeno potrebbe essere la casa fisica, ma è la casa mentale. Te lo sei mai chiesto questo? Quindi se tu stai tornando da un lungo viaggio, no? Metti che sei andato in, che ne so, Timbuktu, Argentina, che ne so, Appena e poi stai sorvolando l'Italia, no? Stai sorvolando nell'aereo l'Italia e dici a tua moglie, ah, guarda, siamo tornati a casa, ma tu la casa non la vedi, no? È la Ok. tua casa mentale, questo è il punto di home, no? Allora, la tua casa mentale potrebbe essere anche la tua casa fisica. E questo è il punto. C'è la mia casa qua e la mia casa fisica, ma è anche la mia quasi casa mentale. Ok, Dico quasi perfetto. perché
è my home. Questo qua è, direi che è my home. Però diciamo che nel mio caso ho avuto più home da dire che questa è la mia casa. Ecco, il punto è quello. Anche Perché... la tua famiglia è un uomo. Esatto, sì, potrebbe essere. Sì. Ed è interessante questo concetto. Quindi abbiamo questa differenza in inglese. Abbiamo home, quindi a casa, mentale, oppure house, che è quello che è fatto proprio con i mattoni. Ok, Allora, ho capito. quindi a casa, at home. E quando dici sono a casa, stai dicendo sono a casa, sì, casa tua, ma forse sei nel giardino, cioè comunque sei casa mentale, questo il punto è quello. Ok, e quando uno arriva a casa da sua moglie dice amore, I'm allora io home, sono a I'm casa. home, I'm home. Ok. Sì, diresti I'm home. E poi c'è il famoso detto home sweet home. Casa dolce a casa, no? Quindi è tutto questo, cioè, parli generalmente parli di casa fisica, cioè di house, quando c'è qualcosa da fare con la casa fisica. Devo mettere a posto la Ok. grondaia, devo spegnere l'acqua della casa, devo, che ne so, capito? Specifichi quindi. Sì, o devo chiudere le ante della casa. A questo punto non è che chiudo le ante della home, chiudo le ante della house. Questo è il... Ho capito. Quindi ho intenzione di rimanere a casa stasera. I'm going to stay here as to stay a casa, no, Sì. perdona. I'm going to stay A at casa, home. at home, stasera. I'm Tonight. I'm going to stay to at home tonight. going to stay at home tonight. Prova a farlo, adesso cerchiamo il ritmo, c'è un ritmo in inglese, no? Quindi... I'm going to stay at home tonight. Lo senti il ritmo? Sì. I'm going to stay at home tonight. Esatto. I'm going to stay at home tonight. I'm going to stay at home tonight. C'è proprio questo ritmo. Ok. Ho intenzione di rimanere a casa domani. I'm going to stay at home tomorrow. Good. I'm going to stay at home tomorrow. Anche lì c'è quel ritmo, no? I'm going to stay at home tomorrow. Quindi ho intenzione di rimanere a casa domani perché sono stanco. I'm going to stay at home tomorrow because I'm tired. Bravissimo, ok, ottimo. I'm going to stay at home tomorrow because I'm tired. Senti quel Of ritmo. course. Tra Okay. l'altro, è un po' secondo me per quello che la musica rock, diciamo, inglese. È molto facile a scrivere le parole per le canzoni in inglese proprio perché c'è quella cadenza che ci quadra sempre, no? Ok. Chiamare qualcuno per telefono, to call, C-A-L-L, ok? Ed è anche chiamare qualcuno di nome, I am called Alexander, no? Mi chiamo Alexander. Diresti normalmente my name is, però puoi anche dire I am called. Quindi call. Ho intenzione di chiamarti. I'm going to call it. Intendi chiamarti, call you. I'm going to call you. I'm going to call you. Ho intenzione di chiamarvi. I'm going to call you. Good. I'm going to call you. Quindi nessuna differenza fra tu oppure voi oppure lei nel senso formale, sempre you in inglese. Quindi intendo, cioè ho intenzione di chiamarla dopo. La sarebbe dire formale. I'm going to call you I'm going to call you dopo. later. Bravo, I'm ok. going to call you later. I'm going to call you later. Questo you lo diresti anche alla regina o adesso i re dell'Inghilterra. Il pronome sarebbe you, no? You. Non c'è proprio la differenza in inglese. Ho intenzione di chiamarti più tardi perché adesso sono troppo stanco.
I'm going to call you later because I am tired, very tired. Allora, ok, Or too tired. perché adesso? Now, because now, because now. Because now sono troppo stanco? I am too tired. Bravissimo, ok, because now I am too tired. Quindi, I'm going to. Oh, no, hai detto ho Quindi, intenzione di chiamarti. yeah. I'm going. Okay. Vuole fare la cadenza. I'm going to call you later because I am tired. I am too tired. Ok, I'm going to call you later because now I'm too tired. Or Okay. I'm going to call you later because now I am too tired. Ok, va bene, ok, facciamo un altro piccolo e poi possiamo chiudere. Quindi ho intenzione di lasciarti un messaggio domani. I'm going to leave it. Ho No, intenzione lascia. di lasciare a te, di lasciarti. Leave you. I'm going to leave you a message later. Ok, va bene. I'm going to leave you a message later. Ho intenzione di lasciarti un messaggio dopo, va benissimo. Ah, Proviamo un altro. dopo come non è dopo più tardi con la differenza, non è Non sempre c'è, non c'è, later. later, sempre later. Ok. Allora, ho intenzione di lasciarti un messaggio. Io potrei dire in inglese, ho intenzione di lasciartelo. Ah, leave it. Ah, però manca il T. Lasciartelo. Leave it or leave you. Sì, No, to sì. leave you. Allora, I'm going to leave you lo. It. Ok, I'm going to leave you it. I'm going to leave Ah, you it. ok. Ok? Ho intenzione di lasciartelo, te lo, lasciare te lo. I'm Ok. going E to. omette il messaggio. Sì, quel lo sarebbe per il messaggio, no? Ok, I'm perfetto. going to I'm leave you going it. Ok? E questo è. Boh, vabbè, questo è un piccolo parentesi. to. Ok, non pensavo che si potesse fare. Sì, c'è molta. Molta assomiglianza, diciamo, cioè, la stragrande parte della grammatica italiana corrisponde a quella inglese, quindi Ah, sono ok. alcune cose, tipo questo going che non c'è, però generalmente corrisponde.